Le prime quattro colonne sono già tornate al loro antico splendore, sono infatti ben visibili i risultati del risanamento del loggiato vasariano in Piazza Grande, ma anche unicamente la tinteggiatura e la messa in sicurezza della scalinata da Piazza del Praticino. Si è infatti concluso il primo step dell'intervento, il cantiere che sarà ultimato entro il prossimo autunno e che prevede l'intero restauro del loggiato e anche della scalinata in Piaggia San Martino, adesso lascia spazio al montaggio delle tribune in vista dell'edizione di giugno della giostra del Saracino. Beh, i lavori sono nei tempi, ora questa qui deve essere ancora tinteggiata, queste prime quattro colonne devono essere ancora tinteggiate, ci sono delle prove colori in alto, ma appena smontato il cantiere per la giostra si andrà avanti speditamente, perché la ditta ci ha garantito, ci eravamo riservati di appaltare anche il secondo lotto, quindi le altre rimanenti 10 colonne su via Vasari, ci ha garantito che per metà novembre termineranno i lavori, quindi dopo il cantiere della giostra si ripartirà in maniera molto veloce per dare seguito a tutte le fasi di cantierizzazione e al restauro definitivo di tutto il loggiato. A luglio-agosto si procederà poi alla tinteggiatura, alle restanti 6 colonne ed infine alla scalinata da Piaggia San Martino. In vista della prossima edizione del Saracino arriva anche un'altra importante novità. La biglietteria sarà infatti gestita nei locali della giostra, sempre in Piazza Grande. Della città. Sì, la Fondazione Tour ha acquistato un software di gestione di biglietteria che è certificato dal Ministero, quindi da ora si comincerà anche a centralizzare tutta la parte appunto di pubblico spettacolo, quindi si parte con la giostra, però in futuro in tutti i canali di comunicazione, quindi dal portale online agli stessi soci, quindi gli alberghi, le strutture potranno comunque vendere biglietti. Sulla giostra siamo partiti ora, quindi è il nostro primo test, però abbiamo puntato su tante piccole cose, quindi la personalizzazione del biglietto, tra l'altro il vice sindaco ha avuto un'ottima idea, quella di mappare anche il cantiere dei lavori, quindi tra poco partiremo, ma in tutte le giostre il turista arriverà qui, vedrà i lavori e capirà di che si parla, perché si racconterà della storia della giostra, di tutte le curiosità, quindi quelle piccole cose che però poi alla fine fanno la differenza.